Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, come avrete ben letto dal titolo, siamo qui con il ritorno della nostra carriera allenatore con il Crotone. Ebbene sì ragazzi, ci risiamo perché dopo praticamente 2 mesi sono tornato e oggi andremo a affrontare due impegni abbastanza difficili perché si tratta dell'Hellas Verona e Fiorentina. Siamo quattordicesimi. Adesso sistemo un po' la formazione e ci prepariamo per il match con l'Hellas. Ok ragazzi, ci siamo, questa è la formazione e partiamo subito. Ragazzi, ci siamo, tutto pronto per questo match contro l'ultima in classifica, l'Hellas Verona. Mentre noi dopo un inizio un po' traballante speriamo di non far portare a casa i 3 punti a una squadra che ne ha ancora 0. E daremo il massimo per raggiungere questo obiettivo. Si parte, speriamo bene, raga. Come avrete visto, in tutti i casi non ve l'ho illustrato, ma torna a Cigarini al posto di Petriccione. E inoltre torna Reca. Favilli, Kalinic, attenzione, abbiamo un buco, abbiamo un buco. Carle. Fuori, mamma mia, ragazzi. Kalinic, Favilli. Attenzione che abbiamo il buco, abbiamo il buco. Kalinic, Kalinic, Padelli. Edoardo. È buona, è buona. Angolo, raga, l'ho sciupata io. Bravo però Mustacchi. Calcio di rigore, raga, mano. Rigore a fine primo tempo. Scusate, devo, voglio vedere il replay. Cos? È mano, sì, non l'avevo vista. C'è Tin, mano, attenzione. Dagli 11 metri, Ciga. Non Simi. Ciga. 1-0! Crotone in vantaggio dagli 11 metri con Cigarini. La sblocchiamo così. Finisce il primo tempo così. Ok ragazzi, solo un cambio da noi. Fuori Enrique, dentro Benali. In modo da velocizzare più, cioè il progresso verso l'attacco. Wega ancora che si è fatto metà fascia difensiva. Reca tenta di recuperarlo. Attenzione, Gigi. Favilli, Favilli, Kalinic. Rete. Fuori gioco. Fuori gioco, fuori gioco. Esce Badu. Entra, non lo riconosco. Chi è che entra? Entra Vormer. Mai sentito. Ottima, attenzione. Mustacchio. Davanti al portiere. Palo! Non ci posso credere, regà. Non ci posso credere. Mustacchio. Vede Benali, dall'altra parte, Benali, Benali, Simi, Mustacchio, non ci posso credere. Ok ragazzi, cambio sia da noi sia dall'Hellas, da noi esce Rispoli, entra Portanova, da loro visto, ho intravisto che esce Favilli, entra Salcedo al posto di Favilli. Benali la dà Portanova, Portanova, attenzione. Non ho capito cosa ha fatto il guardaline. Ah, fallo di mano ancora! Mamma mia, raga! Cambio dell'Hellas? Sì. Esce di ca. Esce Fernandez e tenta di Carmine. Attenzione, questo potrebbe essere un cambio che può cambiare le sorti della partita. Attenzione, palla al centro, Benali. Va bene. Sbaglia di Carmine. La parata di Padelli, raga! Eravamo strascoperti. Benali. Benali. Le ultime occasioni di questo match, Benali rallenta, vede Portanova, attenzione, torna da Benali. Benali, che 1-2, che azione del Crotone, è 2-0 all'Hellas e ormai partita portata a casa. L'arbitro adesso dovrebbe fischiare ma non fischia. 4 minuti è finita. Ottima prestazione nostra, raga. E niente, speriamo sia così anche con la Fiorentina. Forza ragazzi. Ok ragazzi, ci siamo. Questa è la formazione con cui giocheremo contro la Fiorentina. Un unico cambio, ovvero il rientro di Mazzotta al posto di Reca, nonostante abbia giocato una buona partita, e sul resto la formazione è sempre uguale. E ora partiamo subito con la partita. Ci siamo. Speriamo di riuscire a portare a casa un buon risultato. E niente.
Calcio d'inizio per la Viola, ovviamente, che l'ultima partita ha pareggiato. Fiorentina ha un'ottima squadra, ma sono convinto che non stia riuscendo a sfruttarla bene. Callejon, attenzione! Cutrone, cutrone, cutrone! Primi attacchi della Fiorentina, perché come ho detto, per me ha veramente un'ottima squadra. Ma i risultati non la stanno premiando. Edoardo. Bella per Mustacchio! Bella, bella, corri! Forse ce la fa a mettere il cross per Simi. Lo mette. Calcio di rigore! Calcio di rigore, ragazzi, dopo 15 minuti! Calcio di rigore per noi! Clamoroso, non me l'aspettavo ancora. Non avevo neanche visto il fallo, eh sì, però, cioè, non aveva neanche il pallone. Ciga. Ciga di nuovo. Ciga. E gol. 1-0. Dagli 11 metri, ancora Cigarini. Ottimo, ottimo. Veramente ottimo, direi. A me va bene vincere 1-0 con un calcio di rigore perché è comunque una vittoria. E adesso riparte la Fiorentina che ha giocato meglio rispetto a noi. E però noi l'abbiamo sbloccata dagli 11 metri, diciamo con un po' di fortuna. Attenzione a Callejon che è sicuramente quello che temo di più tra tutti, però Luperto! Che difensore, ragazzi! Che difensore! Ciga, Edoardo, Rispoli. Rispoli avanza, attenzione, vediamo. cosa combina? Fallo! Arbitro! È già ammonito questo anche. È da rosso. Importante notizia perché Edoardo, ormai vedendo giocare questo crotone, mi sembra tra tutti quello un po' più sacrificabile. Quindi che cosa facciamo? Lo teniamo oppure lo mandiamo via Edoardo nel mercato, ovviamente invernale? Perché ci guadagniamo e mi sembra anche il più sacrificabile. Ditemi voi nei commenti. Con questo finisce il primo tempo e speriamo che il secondo sia migliore. Ok, ragazzi, solito cambio. Alla fine dei 45 minuti esce Edoardo ed entra Benali, che in tutti i casi quando entra si vede perché anche nell'ultima partita è riuscito a metterci lo zampino. Spero vada fuori Platenard. Che ormai lo so a memoria, 14. Nel frattempo cambio da loro, esce Kwame, entra Kwame ed esce Cutrone. Lascia passare Amrabat, attenzione Amrabat, la palla è buona, Callejon. La parata di Padelli, miracoloso! Un applauso a Padelli che nonostante non è stato impegnato molto in questa partita è riuscito a farsi trovare pronto, attenzione a Ribéry, Ribéry. Bello il tacco, Callejon! E gol. Meritato, meritato. Callejon ha veramente fatto un'ottima partita. Mentre noi in questo secondo tempo quasi morti siamo stati. Ok, raga, abbiamo finito i cambi. Entrano Siligardi e Pereira, escono Simi e Mazzotta, che sono stati abbastanza anonimi in questa partita. Amrabat. Pulgar. L'abbiamo lasciato troppo spazio! No! No, Ciga, no! Ciga! Non è possibile, calcio di rigore. Ecco, ah no, punizione al limite, raga. Mamma mia, ho preso un colpo, credevo veramente calcio di rigore, però dobbiamo stare attenti. Tira Biraghi. Oh! Pereira. Elmas. Siligardi, attenzione, Benali. Rispoli, ultimi minuti. Mustacchio, gol! Raga! 2-1! Clamoroso! All'ultimo minuto, autogol di Milenkovic, credo. Autogol di Milenkovic. Che fortuna, raga. Che fortuna. Che fortuna, veramente. Rivediamo, Mustacchio al centro, Milenkovic sbatte contro di lui il pallone, sì, autogol suo. Che fortuna. E adesso è finita, raga, è finita. Due vittorie su due, con quattro gol in due partite.
Questa un po' meno brillante rispetto all'ultima, ma ci siamo presi. Due ottimi risultati, grandi ragazzi. Vabbè ragazzi, questo video si può concludere qui con il nostro Crotone che come ben vedete è a metà classifica esatta. Vabbè ragazzi, questo video quindi si può concludere qui. Spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!